Ora vediamo la dimostrazione del rendimento del ciclo 8, cioè di questa formula. Cominciamo dimostrando che il ciclo 8 si può scrivere 1 meno i salti termici, il rapporto dei salti termici tra quello di raffreddamento EB e quello di riscaldamento CD. Si parte dalla definizione di rendimento, il lavoro del ciclo diviso il calore assorbito, viene assorbito nella fase CD. Il lavoro compiuto dal ciclo 8 è la differenza tra il calore che assorbe e quello che scarta. Quindi 1 meno il calore ceduto in modulo diviso il calore assorbito, ma calore assorbito e ceduto li possiamo calcolare con la solita formula NCV delta T che rappresenta il calore scambiato in un'isocora. I salti termici delta T CD, questo è di riscaldamento, e l'altro delta T BE di raffreddamento. Sostituendo questi calori assorbiti e ceduto, NCV si semplifica, quindi rimane questo segno meno, anzi questo segno meno. Qui credo che ci sia un po' di pasticcio con i segni, qua ci va un modulo e qua non ci va il segno meno. Comunque, il rapporto dei calori diventa il rapporto dei salti termici. Poi c'è da dimostrare che il rapporto dei salti termici è 1 sul rapporto di compressione alla gamma meno 1. La dimostrazione è questa, ma non la spiego. La lascio soltanto qui esposta.